conosci Milan, forza lotta, vincerai. Non ti lasceremo mai, non ti lasceremo mai. Di domenica allo stadio per vedere i nostri eroi. Non vi lasceremo mai, non vi lasceremo mai. La prima, dopo questa partita, il Milan esce rinforzato, ridimensionato o nella stessa situazione di prima? Secondo me c'è un altro atomo, ma non si può dire. Io credo che sia stata fortemente condizionata dall'espulsione di Ibrahimovic. Quindi dare un giudizio sul Milan in 10 contro 11 contro un Inter molto motivata che ha dominato, stradominato il secondo tempo, è difficile dare un giudizio, cioè né positivo né negativo, insomma. L'unico che si è salvato nel Milan è Tatarusano, che ha fatto. Provo a farti un'altra domanda per vedere, alla fine del primo tempo, tu che impressione avevi avuto di un Milan solido? No, avevo avuto un'impressione del Milan positiva, anche se conoscendo l'Inter non ero sicuro e certo di poter portare a casa quell'1-0. Poi è chiaro che ha inciso notevolmente l'espulsione al 59esimo di Ibrahimovic, quando il risultato era ancora sull'1-0 per il Milan. Assolutamente sì, Filippo. Forse 8 a Tatarusano. E 5-6 meno alla squadra. Ah, okay. Sotto 4 a Meite e 5 a Ibra. Ibra 5 per la stupidaggine del fallo, della doppia ammonizione che al 59esimo, che ha costretto il Milan a giocare in 10 contro 11. Da quel momento è stata letteralmente dominata dall'Inter, anche se l'Inter è passata su un calcio di rigore e su un calcio di punizione. Milan si è difeso con coltello tra i denti, onore al merito a questa difesa, resta però il fatto che poi alla fine hai pagato, perché se c'era una squadra che meritava, soprattutto alla luce del secondo tempo, è l'Inter. Allora, questi sono, diciamo,